Ragazzi, sono Darryl, sono tornato con un nuovo gameplay e con il primo episodio della serie che vi avevo annunciato in quell'episodio, quella specie di episodio pilota dove vi facevo vedere una cam su Tremor e sono riuscito a prendere finalmente un'altra cam dopo quella e, calcolando che ci sono state le feste di mezzo, non ci ho messo neanche tanto perché l'ho presa una settimana fa rispetto a quando uscirà il video, quindi l'ho presa in tempi abbastanza brevi, calcolando che sono tornato il 4 gennaio a casa, quindi. E poi non è che i giorni dopo ho giocato, sono stato un pochetto in coma, diciamo, ho dormito quasi per 2 giorni di seguito, perché in 3 giorni di Capodanno non ho praticamente dormito, quindi dai, una buona tabella di marcia. Qui intanto vi ho messo anche il pezzo iniziale perché non farò la cam flawless, purtroppo, morirò tipo a 11. Rosicherò perché ci stavo credendo veramente tanto. E quando poi ti ammazzano che stai già in serie, rosichi un pochetto e non ti va più di continuare la partita. Infatti, stavo quasi per quittare, poi per fortuna non ho quittato. Sono rimasto in partita e sono riuscito a trovare questa cam non inaspettata, perché comunque è stata una delle cam più sudate e forse più tattiche di quello che ho fatto, perché poi vi spiegherò bene il perché. E per quanto riguarda invece il nome della serie, che vi avevo già detto di darmi una mano sul video, ancora non l'ho trovato sinceramente, quindi nel momento in cui registro il video ancora non ho trovato un nome, mi tengo altri 2 giorni per cercare di scoprirlo, perché non riesco veramente a non è che non ho fantasia, perché non mi piacciono i nomi che mi vengono 3.000 nomi, però non mi piacciono nessuno di quelli che riesco a trovare, insomma. Quindi se avete qualche suggerimento ancora, no, non è vero, perché comunque già io ho dato il nome quando è pubblicata, niente, niente. Vabbè, comunque, prima di cominciare a spiegarvi tutto, vi invito, per chi non l'avesse ancora fatto, di passare sulla pagina Facebook, di lasciare un mi piace, perché così potete rimanere in contatto con noi, perché possiamo fare cazzate, quindi se volete rimanere più in contatto con noi rispetto a YouTube c'è Facebook, e poi ci sono anche i nostri profili privati, ma quello è la cosa meno interessante, ve li metto giusto così se proprio volete avere un 360 gradi su di noi, ecco. Adesso passiamo alla partita. Dove volete che inizio, dalla classe o dalla spiegazione della gamma? Ok, comincio dalla classe. E so che ho accontentato una percentuale di voi mentre l'altra percentuale no, quindi scusatemi per l'altra percentuale. Però intanto però lasciate un like tutti quanti al video qui sotto, facile, spingete il pulsante sopra e lasciate un like. Comunque, la classe è una classe che io intanto vi dico che dovete trovare la classe personale, perché io vi posso anche dire la classe che ho usato e potete anche usarla e trovarvi anche bene, però io vi dico che cioè, ho provato a usare delle classi che usavano altri YouTubers o altra gente che mi consigliavano e sì, mi trovavo bene, però non riuscivo mai a fare quel salto di qualità. Non appena ho provato a farmi una classe personalizzata, cioè mia, fatta interamente da me, non riuscivo ad andare bene, quindi nel momento in cui l'ho fatta mi sono trovato bene e sono riuscito a fare appunto molte cam. Quindi, perché quello che vi consiglio è di trovare una classe che si adatta alle vostre caratteristiche. E questo si fa soltanto, lo potete fare soltanto voi stessi, a meno che non avete un personal trainer di Call of Duty. Ma ne dubito, insomma. Perché nessuno ce l'ha. Quindi è un po' ovvio. Comunque, la classe è questa qui: Predatore, gioco di prestigio, prontezza, amplificazione, resilienza e concentrazione come primi perk. E come specialità, ovviamente ho specialista e sblocco a 3 sciacallo, a 6 inflessibile, a 8 maratona e a 9 sblocco, come cazzo si chiama, specialista, dove ho soltanto 2 perk, che sono però 2 perk belli grossi, che sono gioco di prestigio, che cazzo dico, sono estrazione rapida e centro perfetto. Ora voi mi potreste dire per quale motivo metti 2 perk alla fine e sprechi specialista così. Io vi posso stare un'ora a spiegare i motivi. Sono motivi che sono usciti da varie esperienze di gioco, quindi se vi spiego ci metto 4 ore e voi dovete andare anche a mangiare, una certa. Quindi vi posso dire comunque che io sono abbastanza sicuro di arrivare a 9 senza problemi, perché
Nel momento in cui arrivo a 9 so di essere in serie e che posso fare la gem, e quindi ho bisogno di questi due perk che sono micidiali per farla in modo più semplice, appunto. Questo è il motivo principale per cui ho questi due perk a specialista, in modo che così io posso usare molti più perk all'inizio e soprattutto posso usare molti più perk, cioè arrivo a specialista molto più velocemente, perché di solito ci si arriva a 12-13, mentre io ci arrivo a 9 a specialista. È molto più veloce come cosa. Quindi, poi, che altro dirvi? Come ho giocato questa partita? Praticamente, calcolate che io ero da solo. Io non gioco mai in gruppo quando faccio le game, cioè tutte le game che ho fatto le ho fatte sempre da solo, senza il gruppo. Perché? Perché io gioco 3-4 partite al giorno, non ho tempo di fare il gruppo, perché per fare un gruppo, sapete anche voi, ci vuole una mezz'oretta. E io non ho il tempo di fare un gruppo, perché in una mezz'ora avrei già fatto praticamente le partite che gioco in un giorno intero. E quindi capite bene che se facessi il gruppo perderei il doppio del tempo. E non ho proprio voglia di perdere tempo, soprattutto in questi giorni, perché sto studiando parecchio per degli esami. Quindi la difficoltà maggiore è stata questa, perché i spawn cambiavano come cazzo gli pareva. Cioè, prima sono dovuto andare, come avete visto, stavo dentro la casetta, poi sono dovuto andare su C, poi sono dovuto ritornare dentro la casetta, poi sono dovuto andare su C, poi vedrete quando prendo la game che riandrò un'altra volta su C. Quindi capite che mi sono dovuto muovere talmente tante volte che mi stava venendo un po' il vomito, mi stava salendo la nausea, perché i compagni miei, naturalmente, non sapendo che io stavo in serie, andavano a prendere bandiere per far punti e non sapevano che mi danneggiavano. Però comunque ce l'abbiamo fatta, fine antico vaso, è stato portato in salvo, insomma. Qui prendo la game, sono a 24 e è sempre una bella sensazione quando si vede quel simboletto che appare, perché non lo so, è come se ci fosse un premio al lavoro svolto, anche se non è che uno svolge il lavoro, si impegna, cioè niente, però comunque è sempre una delle soddisfazioni della vita, no? Prendere la game da buon nerdone che sono. E niente, poi vabbè, ho detto, molto aiuto me le danno le cuffie, perché le cuffie sono veramente importanti. Senza le cuffie non credo che riusciresti mai a fare una game, ma lo dico con un'area di superiorità, non ci riusciva, neanche io ci sono riuscito prima di mettermi le cuffie a fare una game, perché è veramente impossibile, perché ci sono delle cose che voi non sentite e naturalmente morite senza delle cuffie. Se vedete anche nel gameplay, andate indietro, mi sono salvato due volte, una iniziando a sparare prima che girasse l'avversario, che aveva un fucile a pompa, quindi mi avrebbe ammazzato facilmente. E un'altra, praticamente mi sono girato proprio nel momento in cui ce l'avevo dietro e sono riuscito ad ucciderlo. Quindi è stato, diciamo, le cuffie sono fondamentali, sono veramente indispensabili. Senza le cuffie non avrei mai preso questa game, non avrei mai preso forse tutte le altre game che ho preso. E se la vi. Comunque, se avete la PlayStation 4, non dovete farvi le cuffie a 200 euro, bastano delle cuffie normali con un jack. Con un jack aux normalissimo, l'attaccate al joystick e sentite benissimo, non c'è bisogno delle cuffie, quelle da 200 euro della Triton, della Turtle Beach, cazzi vari che siano. Poi, se volete pure il microfono, ovviamente dovete andare a fare una specifica per la console. Comunque, queste sono cose dette e ridette. Io spero che voi, se volete fare la game, la state cercando con molta impazienza, seguite questi consigli, perché vi potrebbero aiutare, come potrebbero non aiutarvi se siete delle pippe. No, vabbè, a parte scherzi. Comunque, gameplay è finito. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Bella!